Ciao a tutti, oggi faremo insieme una particolare decorazione che è diffusa praticamente in tutto il mondo, dall'Asia fino al Sud America. In particolare in Sud America questo mandala viene chiamato occhio di Dio e si dice che se si riesce a mettere nella creazione del mandala, oltre a sufficienti colori e bellezza, anche sufficiente amore e una sufficiente intenzione e una preghiera intensa, Dio esaudirà, il desiderio o la preghiera di chi realizza questo mandala. Per questo progetto ci occorreranno dei bastoncini di legno tondi, i miei sono lunghi 50 centimetri, ci occorreranno e ce ne occorreranno 4 in quanto lo faremo abbastanza semplice, solo da 8 spicchi. Poi ci occorreranno lane o cotone o filati più colorati possibile e un paio di forbici. Andiamo a cominciare. Sui nostri bastoncini ho fatto un piccolo segno a metà in maniera da poterli mettere giusti. Poi metto i primi quattro così a croce. Scelgo il primo colore che sarà il colore centrale. Faccio un nodo, lasciando un capo abbastanza lungo in questo modo. Poi metto a croce e guardate così, giro la lana, in questo caso io sto usando della lana, intorno ai quattro bastoncini, facendo in modo di riuscire a bloccarli. I primi giri sono un pochino più complicati, in quanto la nostra croce ci sfuggirà un pochino da tutte le parti, ma poi vedrete che diventerà bella solida. Ecco, quindi cerchiamo di tirare bene i fili. Ecco, continuiamo ad incrociare il nostro filo in questo modo. Quindi lo facciamo passare da sopra, sotto e poi lo passiamo al bastoncino successivo. Il filo dove abbiamo fatto il nodo lo lasciamo sul bastoncino e facciamo in modo da bloccarlo, vedete, così. Cerchiamo di mantenere ben teso il filo e vedrete che qui al centro si formerà un rombo. Eccolo qua, io spero che si riesca a vedere. Quando i nostri due bastoncini saranno belli fissi, potremmo tagliare il filo, fare un piccolo cappio e bloccare così. E il filo lo lasceremo così e lo nasconderemo dopo. Ora prendiamo gli altri due bastoncini, cambiamo colore e facciamo la stessa operazione. Lo faccio rivedere, ho sempre il timore di non essere chiara. Ho segnato i bastoncini, li metto a croce, così. Li metto a croce, leggo il filo, così.
lascio un pezzo un pochino più lungo. Ora incomincio. Guardo se riesco a farlo così, così magari si capisce meglio. Come vedete, qui al centro c'è il rombo. Qui ho deciso già di cambiare colore, faccio un nodo e farò il nodo in un bastoncino che non sia quello dove abbiamo chiuso, dove abbiamo lasciato l'altro filo. E anche qui cominciamo. Lo lascio appoggiato che forse è più chiaro per voi. Normalmente andrebbe tenuto, tenendolo in mano è più comodo, ecco, ma così riesco a farvi vedere meglio. Un trucchetto potrebbe essere quello di bloccare il filo ben teso sotto, così. Con un pochino di nastro, i monasteri di certo non usano questi trucchetti. In questo modo, vedete, blocchiamo tranquillamente i fili, senza che ci danno fastidio. Molto importante che l'occhio di Dio resti anche bello ordinato sul retro, quindi mi raccomando, e mettiamo bene dentro i fili e li tagliamo per bene. Ora possiamo unire insieme i nostri bastoncini. Quindi
li sistemiamo in maniera da ottenere la stessa distanza fra uno e l'altro, quindi che siano tutti triangoli uguali. Possiamo cambiare il filo. Ripeto, può essere lana, può essere cotone, con quello che desiderate voi. Ora qui è un pochino da avere attenzione, quindi cerchiamo di sistemarlo bene bene nel centro e ora passeremo su tutti i nostri bastoncini. Cerchiamo di tenere il filo ben teso. Sarà possibile per qualche giro ancora muovere e quindi sistemare per bene il nostro lavoro. Cercherò di fare come prima, lasciandolo appoggiato sul tavolo in maniera da farvi vedere bene. In questo primo giro passiamo sopra tutti i bastoncini, poi vedremo che per creare dei disegni li salteremo, li faremo a coppie, poi vedremo. Eccoci, facciamo un altro cambio di colore. In questo caso, guardate, uno, ne saltiamo uno, saltiamo, cominciamo a fare un primo disegno. Seguiamo così, quindi sempre lo stesso modo, passo sotto e salto sempre un bastoncino. Era usanza tra i nativi americani realizzare questo mandala per la nascita di un figlio e si occupava il papà di appunto preparare questo mandala. E per i primi 5 anni della vita del bimbo, quindi ogni anno si metteva un'intenzione, una preghiera e si cambiava il colore. Possiamo già cambiare colore.
però voi quando farete il vostro vedrete che è molto divertente. Farete voi. Mi raccomando il retro, che sia sempre ordinato. Cambiamo il colore. Ed eccoci a questi punti. Io ho deciso di fare così, chiaramente ognuno fa il suo disegno, quindi a suo piacere. Questo giro io ripasserò di nuovo su tutti i bastoncini e vedrete che si creerà un altro disegno. Questa tinta scura io farò solo pochi giri, così, tanto per creare uno stacco. E adesso andrò a mettere, andrò a mettere il mio filo sui bastoncini in cui non l'avevamo messo prima. Quindi partirò da qui. In questo caso non taglio ancora i fili in quanto abbiamo fatto pochi giri, quindi non sono ancora ben fissati. Passerò sopra, ecco, così vi faccio vedere. Invece che passare sotto, volendo posso, potrei farlo, passerò sopra, così. Vedete, è possibile appunto creare a nostro piacere. Qui. Questa volta passerò sotto.
Allora, da questo momento incominceremo a realizzare delle punte, diciamo, con il bianco su questi bastoncini. Quindi incominceremo a lavorare su questi bastoncini passando sotto le punte azzurre. Anche con il verde acido farò delle punte solo su questi bastoncini, quindi passo sotto, mi raccomando, sempre giriamo il nodo sotto, blocchiamo per bene il filo. Ah, ecco, voglio farvi vedere questa cosa. Normalmente finora abbiamo passato il filo sopra in questo modo. È anche possibile fare l'incontrario ed avremo questo effetto. Ora lo guardiamo. Ecco qua, girando in questo modo il filo abbiamo evidenziato il bastoncino, mentre nei giri precedenti, quindi passando sopra, il bastoncino viene coperto e si ha un altro tipo di disegno, semplicemente.
Quando saremo arrivati quasi verso la fine, dovremo lasciare un'asola che ci occorrerà poi per appenderlo. Quindi decidiamo da che parte lo vogliamo appendere ed appunto lasciamo una piccola asolina in questo modo. E il filo lo pieghiamo verso il basso e lo nasconderemo sempre con gli intrecci. A questi punti, qualora lo desideriate, possiamo mettere delle piccole nappine ai lati per decorare. Per realizzare questa nappina semplice si fa così. Piego il filo su di sé per un po' di volte. In questo caso faccio 4 giri col filo doppio, ma voi naturalmente farete quello che vorrete voi. Poi piego a metà, guardate così, mi appoggio così forse è più chiaro. Piego a metà, metto su un altro filo, poi guardate, faccio passare attraverso questa asola, così, tiro. Ed ecco qui la nappina fatta. Quindi lo blocchiamo la nostra nappina qua su in cima con un piccolo cappio, così cerchiamo di portarla aderente in questo modo e poi giriamo il filo a coprire completamente il bastoncino. In questo modo bloccheremo poi il filo dietro con un ago da lana, lo faremo passare dentro. Copriremo le punte così con la lana, quindi in questo modo facciamo dei piccoli cappi, così in maniera da rifinirlo per bene. Cerchiamo di tenere il filo abbastanza teso. Questo modo, ecco fatto, ed ora qui potremo infilare l'ago da lana e nascondere per bene il filo. Ed ecco qui il mio mandala, fatemi sapere com'è venuto il vostro e mi raccomando, condividete. Ciao!